Può una squadra sconfitta 4 volte nelle precedenti 5 partite trovare una maniera di fare peggio di così? Sì, e lo dimostra l'Open Job Metis di Herman Mandole, che a Trieste non solo becca più di 100 punti, viene travolta ai rimbalzi e viene anche scherzata dai giocatori di casa. Oltre a tutto questo, infatti, Varese stavolta neppure prova a combattere, cosa che aveva fatto per lunghi tratti di partita negli appuntamenti precedenti. Io sono Damiano Franzetti e questo Dal Parquet, il podcast di Varese News che riassume ogni partita della Pallacanestro Varese. Dal Parquet, il dopo partita di Varese News. Riviviamo in 5 minuti gli aspetti salienti della partita della Open Job Metis Varese con i giudizi di Damiano Franzetti, il momento stringi stringi, le parole dalla sala stampa e lo sguardo tecnico di Roberto Conti. Pagelle biancorosse di Pallacanestro Trieste, Open Job Metis Varese 107 a 81. Acobundu Eyogu voto 6, il voto più difficile perché le cifre lo premiano, almeno rispetto ai compagni, ma la partita non racconta grandi cose, salvo qualche solita schiacciata da NBA Action. Proviamo ad arrivare alla sufficienza, striminzita, si intende, perché KO veniva da un paio di prestazioni orribili e almeno ha provato a invertire la rotta. E il dominio giuliano rimbalzo? Beh, KO a colpe, certo, ma i suoi compagni sono almeno altrettanto imputati, se non di più, visti i bottini di Valentine e Brooks sotto i tabelloni. Harris voto 5. Se la sua omonima Kamala vuole vincere le elezioni, non deve prendere spunto dal buon Jordan. La volontà non gli manca, ma all'atto di mettere in pratica le cose non è mai possibile prevedere come porterà a conclusione le azioni, se con una prodezza, e un paio arrivano, o con uno schianto. Difende sull'uomo, ma è tra i colpevoli dei mancati tagliafuori che regalano a Trieste tonnellate di rimbalzi offensivi. Alviti voto 5. Davide è uno dei pochi a sapere come ci si mette in campo, specie in difesa. Teneva a fare bene sul campo dove è sbocciato ad alti livelli, ma non riesce a replicare le prodezze di una settimana fa. Una sola tripla, a partita ampiamente decisa, una botta al braccio che lo ha tolto dal gioco per qualche minuto, qualche arrabbiatura quando, girandosi, si accorge che alle sue spalle non ci sono aiuti difensivi o meccanismi di qualche tipo che impediscono a Trieste di banchettare sotto canestro. Gray voto 5. Un guaio muscolare al polpaccio lo toglie di mezzo dopo 12 minuti di gioco, nei quali né incanta né lascia il segno, al di là di un paio di canestri in transizione. Ci piacerebbe anche dire che con lui in campo sarebbe stata un'altra storia, ma abbiamo il timore che il naso ci si allunghi a dismisura, tipo Pinocchio. Librizzi voto 5. Un po' di voglia per evitare di farsi travolgere, qualche spunto in attacco nel quarto periodo, in cui comunque ha messo carattere. Ma fino a quel punto il buon libro non aveva inciso. Due falli a carico dopo pochi istanti, attaccato frontalmente da Ross. Qualche pallone fuori misura, meno faccia tosta di quella mostrata a Masnago. Non poteva salvare la patria, ma la sua partenza d'handicap si è fatta sentire. Assui e Fall senza voto, 4 minuti a testa, non giudicabili. Brown, voto 6, il migliore. Se c'è un giocatore che in qualche modo poteva avere addosso la pressione per il mercato, che si spera sia imminente, questo era Gabe Brown. E l'ala del Michigan è stato l'unico biancorosso a provare a giocare la partita di Trieste. Chiamato in campo presto e un po' a sorpresa, ha scosso i compagni dal torpore e mosso il punteggio riportando Varese a meno 4. Fuoco di paglia, forse, ma almeno ha rovistato le tasche alla ricerca di un fiammifero. In totale 14 punti e 4 rimbalzi in 22 minuti. Hans, voto 5, doppia cifra raggiunta con qualche bella evoluzione in entrata, in mezzo alle mani e alle braccia avversarie, ma queste sono le uniche azioni davvero rilevanti della sua partita. Servirebbero canestri dall'arco e lui chiude con 0 su 5, servirebbe tanta leadership, e invece, tolte quelle azioni, non si carica mai davvero la squadra sulle spalle. Qualche assist abbinato a qualche pasticcio, un plus minus da mani nei capelli, meno 30, il peggiore per distacco, giusto per inquadrare qual è stata la sua serata. Jaron Johnson voto 5, con Pistoia aveva il beneficio dell'essere appena arrivato, a Trieste va incontro a un'altra brutta serata e onestamente poco importa che il conto dei punti arrivi a 19, segna quando c'è solo da archiviare il risultato, mentre prima, quando ci sarebbe il tempo di imbastire una rimonta, imbrocca un'azione ogni quattro e non dà mai certezze ai compagni.
finisca il rodaggio al più presto, che qui c'è bisogno molto altro e molto di più. Momento stringi stringi. Quale può essere il momento decisivo di una partita della quale dopo 10 minuti si intuisce perfettamente quale sarà la trama? Forse va ricercato negli spogliatoi, nella rifinitura, nella settimana precedente alla palla 2. Ma se vogliamo scegliere qualcosa di più concreto, andiamo al minuto 8:40 del primo quarto. Poco prima Gabe Brown ha infilato il meno 4, 19-15, con il suo settimo punto. Varese ha contatto, ma nel giro di 3 possessi subisce 8 punti, 2 triple di Hutoff e 2 liberi di Brooks, il millesimo break negativo preso quest'anno nel giro di una manciata di secondi, il solito peccato mortale per una squadra che sembra non imparare nulla dai propri errori. Le parole dalla sala stampa. Per l'Open Job Metis Varese, coach Herman Mandole. Non abbiamo stato pronti, mi sembra, per la gara. Complimenti a Tracy, no? Che ha fatto una gara spettacolare con voglia di vincere, che è quello che non abbiamo avuto. E mi sembra che una parola che può definire questa gara che abbiamo fatto, questo sforzo che abbiamo fatto è vergogna, no? E una squadra che è 1-4 e che gioca così come Varese merece alla finale bisogno di perdere la partita. E sono d'accordo che la squadra non difende, ma il discorso di Nico, cambiare la squadra, mi sembra che io lo dico è come una scusa, perché alla fine noi abbiamo 6 giocatori americani più Matteo Librisi, no? Dovremo competire, no? Dello stesso modo, quindi no, secondo me non è che influisce questo, o non dovrebbe influire, ma lo possiamo usare come una scusa, che è quello che non mi piace a me. Il punto tecnico di Roberto Conti. Difficile commentare la sconfitta della Pallacanestro Varese contro Trieste, contro una squadra che per natura gioca un basket simile a quello di Varese. Paradossalmente l'Open Job Metis gioca forse la peggior partita della stagione, aggiungendo alle solite difficoltà tecniche anche un atteggiamento assolutamente remissivo, arrendevole, insufficiente ed ingiustificabile. Trieste oggi ha dimostrato come si costruisce e come si gioca il basket del Moreball, fatto da rapidità di letture, attacchi uno contro uno e gioco senza palla, quest'ultimo in particolare è totalmente assente nell'attuale sistema offensivo di Varese. Sia Ross che Ruzier hanno spesso messo in difficoltà gli esterni biancorossi negli uno contro uno, dimostrando come per questo tipo di gioco sia cruciale attaccare costantemente il ferro, con logica nei primi secondi dell'azione per muovere la difesa e trovare compagni liberi sugli scarichi per tiri comodi i piedi per terra, specialmente da 3 punti. Se poi nel roster hai bravi tiratori, è una logica conseguenza che anche le percentuali di tiro non possono che essere positive. Brown e Valentine, oltre che punire Varese dall'arco ogni qualvolta c'è stata la possibilità, hanno avuto anche la capacità di attaccare la difesa di Varese sui close out, bastendo costantemente l'uomo e arrivando a concludere vicino a canestro. Ma Trieste ha anche dimostrato quanto sia importante avere lunghi dinamici, in grado di garantire pericolosità sia da dentro l'area che fuori dall'arco, ma anche capaci di lavorare forte a rimbalzo, sia offensivo che difensivo. Da questo punto di vista meritano una citazione le partite di Johnson, Hutoff e del solito Brooks, sempre al posto giusto e decisivo nella lotta a rimbalzo, spesso anche con dei semplici tap-in. Altra differenza sostanziale tra Varese e Trieste si è vista nella capacità di correre il campo e giocare in transizione. I giuliani sono sempre stati molto più rapidi a convertire le azioni da difensive ad offensive, sia dopo un canestro subito che da una situazione di rimbalzo difensivo o palla recuperata, ma ad essere eseguite alla perfezione sono state soprattutto le spaziature. In quasi tutte le situazioni di transizione Trieste ha creato superiorità numerica, dando quasi sempre ai propri portatori di palla almeno 2 opzioni alternative al tiro. Varese ancora una volta invece ha sbattuto la testa in situazioni statiche di uno contro uno, senza quasi mai muovere la palla, sperando nel talento offensivo di Johnson o Hans, che onestamente non mi pare particolarmente eccelso.